si buttano sempre giù. 21. Lorenza, conti tu. Va bene, conto fino a 60. Tutti insieme, così ci scopriranno. Entriamo qui dentro. Non vedo niente, ho paura. Stai tranquilla, dammi la mano. Accendete le luci. Non trovo l'interruttore. Non spingete. Fate silenzio. Voglio uscire. Basta, usciamo. Mi siete fatti male. Forza, andatevi, forza. Dividiamoci. Quota 5, 56, 57, 58, 59, 60! Arrivo! Dove siete? Uscite fuori! Tanto vi trovo! Ti ho trovata. Dai, solo un gioco. Che belle, sono le tue? Fai danza? A me non piace, la trovo noiosa. Preferisco il calcio. Perché piangi? Non mi piace come mi vedo. Vorrei fare danza, ma mi prendo in giro. Non devi preoccuparti di quello che gli altri pensano di te. Se vuoi fare danza, falla. Io faccio il tifo per te. Sono forte, sono bella e non permetto a nessuno di farmi sentire diversa. Forza, andiamo a cercare gli altri. Andiamo! Aiuto! Sei forte, ripetilo con me. Sono forte, non ho paura. 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 Evviva! Ci sei mancata. Sono qui dentro, ci sono un sacco di numeri e lettere. Non posso, devi indovinare la chiave giusta per aprire la porta. E che c'è di strano? Ho difficoltà con la lettura e con i numeri. Ti sei un trucco per ricordarti i numeri, pronto? Sì. Il lune con un bastone.
Hai ragione! Invece là è come una casa! Bravo! L'ho trovata, ragazze! Ti prego, mandalo via! Che cosa? Il cane! Ma vuole cane? C'è un cane! L'ho sentito! L'ho visto! Ma non c'è nessun cane qui! Sei sicura? C'è questo, ma è di pezza! Avrei giurato fosse vero. Perché così tanta paura? Sono stata morsa qualche anno fa. I cani non sono tutti uguali. Ci sono cani dolci e buoni. Se noi ci avviciniamo a loro in modo gentile, spesso ci rispondono con gentilezza. Ecco, tieni. Grazie. Di nulla. Allora, come è andata il pigiama party a casa di Chiara? Benissimo, ci siamo divertite un sacco. Ah. Devo dirti una cosa. Dimmi. Sono un po' preoccupata. Ho paura che la nostra amicizia finisca. Ho visto che ti sei trovata una nuova amica e ho paura che ti piaccia più di me. Martina, ma che dici? Io e te siamo migliori amiche e lo saremo sempre. Non perché ho conosciuto un'altra ragazza vuol dire che io ti abbia sostituita. Lo so che ho visto che vi divertite tanto insieme, mi sento un po' esclusa. Martina, tu non devi mai sentirti esclusa e poi sei troppo importante per me, non potrei mai sostituirti. Grazie Valeria, sono felice di sentirti dire questo e mi dispiace se mi sono preoccupata troppo. Sei tranquilla e poi ho una sorpresa per te. Cos'è? Sono i braccialetti dell'amicizia. È una promessa. Ti voglio bene. Anch'io. Trovate! Vi stavamo cercando. Oh, finalmente siamo riusciti a trovarvi. Eccovi. Ma non mi sembra che questo posto sia un po' strano? Ha qualcosa di magico. Come se ci stesse parlando. Io comunque mi sento più forte. Anch'io. Anch'io. Se non posso entrare in quella stanza, mi sentirò ancora in sicuro con le lettere e con i numeri. Non ti dimenticare che ti ho aiutato io. No, non dimentico. Comunque, anche noi siamo più forti. E più amiche che mai. Sì! Ora però è meglio tornare da mia madre. La porta ingresso è chiusa però. Passiamo da dove siamo entrati. Giusto. Ok. Oh, ma insomma, ragazzi, un'altra volta! Andiamo, dai!